Allora, buon pomeriggio. Inauguriamo la rassegna 2024 della Biblioteca Elio Pagliarani con Silvio Raffo, che ha voluto molto generosamente darci il regalo della sua voce splendida per leggere le sue poesie e per fare un karaoke con dei testi che lui molto ama e meravigliosamente interpreta. Grazie Silvio Raffo. Grazie Cetta, ci siamo? Ecco, ci siamo. Allora, Cetta ha elogiato la mia voce, però stasera non è proprio il massimo, perché è una voce un po' in sordina. E inaugurare una stagione di una biblioteca con delle canzoni, oltre che delle poesie, è un attestato di fiducia nei confronti di quello che già diceva nel Seicento Giovan Battista Marino. Musica e poesia sono due sorelle ristoratrici delle afflitte genti, che poi saremmo noi. Quindi non è fuori luogo quando si sta in un posto pieno di libri e di versi, di poesia, cantare anche una canzone. La dimensione lirica oggi è molto trascurata. Io sono uno dei pochi che scrive ancora in una maniera, per così dire, melodica. E allora che faccio? Vi leggo un qualche testo da Il canto silenzioso. Non a caso, il canto, è la parola che si adatta meglio a questa circostanza. Passa il tempo e la cenere degli anni avvizzendosi in brace si consuma. Ma ogni giorno è per me l'anniversario di un unico momento, del mancato mio incontro con la vita che chiamava in una smemorata primavera. Fuori del mio giardino mi passo solo per rapirmi nel brivido del volo. È venuta proprio una che più malinconica di così non poteva essere, e va bene lo stesso. E la quartina con cui voglio salutarvi per questa occasione è un po' più positiva. Mi parla dell'amore che, anche quando non si è vicini alla persona amata, ha ugualmente un significato. Vedersi o non vedersi non altera l'amore. Se si è raggi di un unico splendore, mai la quercia vedrà la sua radice, ma è quella linfa a renderla. Il canto, beh, il canto, non potendovi cantare l'adattamento musicale, la versione musicale della mia poesia chansonette, perché non me la ricordo bene, fu musicata tanti anni fa da un giovane cantautore. Sceglierei di proporvi una sorta di, non è proprio una ninna nanna, però è neanche una filastrocca. È una canzone un po' triste sulla sorte di alcune creature che certamente non colpevoli di nulla, perché sono dei bambini, devono lasciare la vita, perché c'è una guerra. Io non sono solito seguire le ideologie di alcuna sorta e parlare di attualità, perché sono tutti argomenti che mi annoiano. Però in questo caso è qualcosa che viene dal profondo del cuore. La canzone a cui mi riferisco si intitola, in italiano non so come l'hanno, un capretto. L'aveva cantata tanti anni fa Giovanna, simpaticissima cantante, e nell'originale Donovan. Il testo è il seguente, che è quasi una poesia. Un capretto sul carretto va al macello del giovedì, non si è ancora rassegnato di finire proprio così. Chiede ad una rondine: salvami se puoi. Lei lo guarda un attimo, fa un giro in cielo e
Siete tutti nati apposta, io non c'entro, credi a me. C'è chi cade in ogni festa, questa volta tocca a te. Un bambino sul vagone va al macello del giovedì. Non si è ancora rassegnato di finire proprio così. Chiede ad un soldato, salvami se puoi. Lui lo sposta un attimo, lo rimette in fila e poi siete tanti sulla terra. Io non c'entro, credi a me. C'è chi muore in ogni guerra. Questa volta tocca a te. Ora dormi, caro figlio. Stai tranquillo che resto qui. Non è detto che la storia debba sempre finire così. Il mio bel capretto è nato in libertà. Finché starò in vita, mai nessuno lo toccherà. Dona, 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 dona. Dona, 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 questa canzone è anche una poesia. Io la dedico a Cetta, che non è solo una persona di cultura, ma è anche una mamma. Questa è la canzone di una mamma per il suo bambino, e quindi nel caso di Cetta anche per il suo bambino. Ecco, Grazie. avremo un'altra occasione in cui avrò più voce per continuare questo piacevole intrattenimento, in cui canterò molto volentieri anche canzoni che hanno proprio a che fare con la poesia come contenuto. E poi una sceneggiata che a me piace molto, che è Vipera. Ah, guarda, sta entrando qualcuno. Di me non mi chiamate. No, no. Dicevo, avremo modo di intrattenere il pubblico dal vivo e anche attraverso questo strumento, in una serata in cui avrò più voce e in cui potremo fare anche Vipera, che è il mio cavallo di battaglia, con l'aiuto di Cetta, che proprio Vipera non è neanche, non mi sembra che sia molto, però dice che ha un bocchino molto lungo, il braccialetto a forma di vipera glielo presto io, e poi anche le piume di Sì, struzzo, un po'. Quindi sarà un appuntamento indimenticabile. Arrivederci a tutti, molto presto. grazie Silvio. Va bene. Qualche tua poesia? L'ho Prima. sentita, qualche Ah, altra? sì, va bene. Allora, con molto piacere, devo dire che io mi leggo molto volentieri, anche perché non sono molte le poesie che mi piacciono contemporanee, però qualcuna c'è, ci sono, ci sono. Allora, vediamo cosa viene. Vedo che viene poesie dalla Baia dei Trapassati. Qui mi trovavo in posto alla Baie des Trespassés, che è in Bretagna, quando ero alla ricerca di un faro. Io andavo alla ricerca di un faro per stabilirmi per un po', e non l'ho trovato, però ho trovato alla Baia dei Trapassati un hotel che si chiamava appunto Hotel La Baia dei Trapassati, il nome mi attirava molto, e allora mi sono venute queste poesie. Pioveva a brevi scrosci sulla baia dei Trapassati. Da poche ore eravamo al grigio paese arrivati, la mia solitudine. Eppure mi sembrava
di non aver percorso alcuna via nella vita che lenta se ne andava, se non quella che dietro le mie spalle, come un'intatta scia, svaniva nella valle. L'oblio che mi diluvia dalla baia al sentiero di costa nella bassa marea sull'arenile abbandonato, quale celeste diga può arginarlo? Chi può sottrarmi al nulla che mi investe? Quale mano terrestre? Nessuna voce umana può sfidare l'esasperato assolo del gabbiano. Nel vortice al riflusso vedo chiare le parole che scrive la mia mano. Sto cercando la splendida parola, la parola tremenda, l'assoluta, quella che l'ultimo giorno non muta, che brilla sulla pagina da sola. Io sono il trapassato della baia, il suo trapassato più prossimo. Sono appena arrivato e insieme il più remoto, il più tenacemente radicato. È poco che sono trapassato, eppure già da tempo illimitato. Toccatemi, sono il fantasma più bello del mondo increato. Da me non trasuda miasma di sorta, almeno da morta larva qualcuno mi sfiori, risvegli i miei gelidi ardori, in veste più schietta, più gaia, risorgerò dalla baia. Bello. Buonasera. Lei ha il Ciao. privilegio di essere l'unico nostro spettatore. Ci siamo già visti. Sì, Sì, Filippo, sì, sì. grande Michele, Vieni, mi dica. E purtroppo, spiegaglielo. Filippo. No, allora. Scusate, ma hanno soppresso un treno per questo, non arriva Mi fa del piacere vederti. tratto. Tanto. Allora, abbiamo iniziato adesso con Silvio Infinito. Rasso, che ha un po' di mancanza di voce, però chissà se in considerazione. Un secondo, allora, ringrazio moltissimo Silvio Raffo e do anche il benvenuto a Michele Firino. Sì. Egoista. Va bene. Tutto Microfono improvvisato, aperto, se ho detto, permetti, microfono va aperto. benissimo così, con le caramelle Allora, allo zenzero. qua stiamo registrando. Allora posiziono verso Michele. Ecco qua. Cosa leggo? È suo, no? No, No, leggo io. Ah, leggi lei. microfono aperto. Microfono aperto. Certo. È il tuo karaoke. E poi anche ci sarebbe pure una base musicale, se qualcuno se la sente, Cantiamo. di cantare, ecco. Quartine. Sono l'unico in Italia che scrive ancora quartine. Allora, Michele Firino legge ora, microfono aperto, le quartine di Silvio Raffo, da questo libro, Il canzoniere Il canto silenzioso, il silenzioso. canto silenzioso. Non ha inizio né fine, non ha dove né quando. Si stanzia nel non luogo, fluttua nell'oltretempo. Distanze che lo sguardo non misura, non abita lo spazio, lineamenti che nessuna magia può scandagliare, tracciati senza inganno di natura. La fiaba della vita mi nutriva di cibi e di bevande affaturate. La rileggo. La fiaba della vita mi nutriva di cibi e di bevande affaturate. Arcana vocazione agli incantesimi mi incatenava inerme a streghe, a fate. Incompiuto fluisce il mio poema da giorno a giorno, l'incantata piena, non trabocca dall'argine silente, non che la foce, ignota è la sorgente. Nulla di mio possiedo sotto il sole, se non quest'ombra antica, o grave stella che mi segui e mi guidi fra le aiole. O casta solitudine sorella, e Silvio Raffo dirige la musica. Bellissimo. Inseguivo dei versi ritornando dal muto borgo
a casa nella sera. Di là dal lago cantò una campana. Mi innamorò quella voce leggera. Mondi amati, sognate beatitudini, giardini del ridente desiderio. Vi ritrovo al bagliore di riverberi, nel cerchio opaco delle solitudini. Quindi avete capito che la poesia può essere anche un canto, che oggi se ne sono un po' dimenticati. La poesia è un canto che non necessariamente si canta, perché lo possiamo apprezzare anche leggendolo, in silenzio, no? Quando noi leggiamo la poesia mica la cantiamo. La leggiamo e le parole cantano però, se sono secondo uno schema metrico. Oggi della metrica non interessa più niente a nessuno, e pazienza, quindi è meno melodica oggi la tendenza generale della poesia, no? E invece io rimango fedele alla voce della mia musa. Procediamo? Sì. E apri a seguito, caso, quello che viene. Che è venuto? Eros Narcissus. Ah, l'anima e lo spettro. Però non so leggere l'inglese perché c'è un... Lascia prendere quella lascia dove c'è l'inglese. Vabbè. Anima bella, anima farfalla, anima pura, immortale fanciulla, di te solo Narciso innamorato, uno spettro, là del cuore pugnalato. La al cuore, se no la al cuore, dopo il termetro. Giustizia. Scusa. Sì, d'accordo, l'amore, sì, d'accordo, è relazione, l'amore è relazione, ma un gioco delle parti, ma un gioco delle parti vi si impone. Che fatica comporre che fatica un altro viso, allo sguardo appannato di Narciso. Fa fatica, no? Narciso fa fatica a comporre un altro viso perché è troppo innamorato del suo viso, del suo che nell'acqua gli appare. L'amore l'ho talvolta intravisto, sì, ma solo da distanze siderali in uno scialbato alone. Sì, certo, in molti mi hanno amato, ma io credo era sempre il riflesso di un mio sogno, di un mio vago disperato bisogno. Se con loro ho ballato, era per dare doppio ritmo ai miei passi. Ma tutto considerato, quello che più mi piace e in qualsiasi ruolo è ballare da solo. Non sono venute quelle proprio un po' cattive, no? Anche di nuovo a cassa, poi magari mi ci metto anch'io. Sì, appunto. Allora, dissi Pazio, poi ti passo il libro. E concludiamo con un sonetto. Quanto di me. Un sonetto questa parte. Perché anche tu ce l'hai i sonetti, no? No, ma i tuoi leggo. Ma anche, sì. Non hai anche tu dei sonetti? Sì, sì. Prima o poi leggi anche tu, no? Sì, ma oggi era un karaoke di Silvio Raffa. E cosa è venuto? Dissi Pazio. No? Sì, non me la ricordo. Quanto di me ho dissolto fra le brume del mio perenne inverno. Quanti passi su sentieri interrotti sempre. Quante scaglie, frammenti, schegge del mio specchio a scavar solchi in piaghe e cicatrici. Quante faville dal mio fatuo fuoco a illudere occhi poveri di luce, quanto seme disperso sulle pietre. Chiudiamo con qualcosa di un po' più qualcosa divertente. Ma a vedermi non si penserebbe che scrivo così. No. Beh, ma mica scrivo solo cose triste. No. Per esempio, ce ne sarà qualcuno proprio lì. Congedo. L'attore. Com'era congedo? Congedo, luna nuova nel cielo, una appena rimorta primavera, e i nostri passi muti nel cortile. Vibrava il macilento campanile, l'ultimo di quegli ultimi rintocchi. Allora mi cingesti con il braccio la vita e flautavi,
mi tieni qui stanotte? Te ne stavi invece andando ed era già finita la nostra breve sera. Bella. Raramente nella mia poesia c'è la conquista di un saldo approdo, ma c'è sempre più una dimensione di desiderio oppure di svanimento, di abbandono, altrimenti non scriverei neanche. Un'evanescenza. Un'evanescenza è la parola più giusta. Evanescenza. Perché? Che ne so il perché? Nella compiutezza del possesso, nella stabilità, non c'è molta poesia ormai. Certo. Sì. L'incertezza e il desiderio, che è sempre una rincorsa. Incentiva sì, di più la poesia. Sì. Il desiderio che è sempre una rincorsa. Nell'appagamento è difficile trovare una ispirazione erotica, poetica. Vero. Poetica, dico. Poetica, giusta sottolineatura. Ci vediamo un però attimo. Dobbiamo concludere con una un po' più positiva. Fammi vedere un po'. Qui ci sono dei sonetti, perché vedo solo i titoli. Sonetti, dove? Certo. Qui. Dove? Ma io su questo ne sono talmente tante di così ti sono... leggo un paio di sonetti, me li leggo prima e rileggo. Sono sette raccolte insieme, sette raccolte riunite in quest'unico volume, perché non si trovavano più, e allora le ho volute riunire tutte con questo editore che adesso non c'è. Ecco, dicevamo sonetti. Sì. Quando torno al giardino delle Esperidi, mi sembrava che quello fosse a finire che invece non era rimasto. Perché ho scritto troppo, quindi manco me li ricordo. Scelgo qualcosa. No, figurati se non c'è un sonetto. No, ma posso scegliere qualcos'altro, non è? Ho detto per dire. Tenace, Marito, ecco questo è 4-3-3, perfetto, perfetto. Questo è il trionfo dell'evanescenza, perché siamo proprio al di fuori del tempo. No time, no space, pace. Né spazio né tempo, eh? Era una canzone di Battiato. Smarrito ogni senso del tempo e quanto allo spazio vertigine pura dedale o intreccio di labili forme, perché ormai non incontro che angeli in questo inesausto cammino su cigli stagliati di roccia, precipiti, aereo destino, vacillo rasente l'abisso, ma mi sorreggono gli angeli e non vedo e non sento che angeli e d'altre sembianze non curo la pallida ombra sbiadita, ma so riconoscere gli angeli. Però perché non ti si vede, signora? Perché mi sono messa per far sentire solo la voce. Ah, ok. E leopardiana, dice lì. In parte sì. Va davanti, vediamo un po'. Lampi della visione. Oh, che bella quella lì. Lampi della visione era una diagnosi clinica. Quando avevo nell'occhio, non vi capita mai di avere dei lampi della visione? Sì. La grazia della morte sulla soglia, così esitante eppure già decisa, che fu a fermarmi o ad impedirmi il passo? Balzò profonda in me, da me divisa, mi trascorse vibrando un volo basso, risalendo svanì quindi improvvisa. Trapassato da un'ala fu il mio cuore, l'anima si confuse di terrore. Quando ce l'arriva è l'altra cosa, perché le rime sono parole che si baciano. Cosa moriva quando nacqui e cosa nacque con la mia morte? Forse un fiore di carne in un'ignota landa, in un bianco prato polare, l'anima di un sogno, o in chissà quale stella di galassie,
imprescrutabilmente disegnate, una piaga s'apriva e si richiuse, quale segreto ansiosa di celare o di svelare in seno a sé serbato? Quale flutto deviò dal nero mare e a che muraglie già ridonsi in franze? Cosa mi fu sottratto e ridonato? Forse nell'alba insanguinata un fiore. Questa è una poesia psicocosmica. Bella. Ossia, quando noi moriamo, durante la vita, moriamo tante volte, no? Ad ogni morte c'è una rinascita. E tutto questo può essere vissuto in consonanza con risonanze astrali, perché chissà cosa sta succedendo ad ogni nostra morte nel cosmo. E vi contribuiamo? Rimane un mistero, no? Per capire se non ci sono dei misteri, che ce ne facciamo della vita? Ne sappiamo tutto, quello che è, anche delle persone, capiamo tutto, possediamo le cose e basta, ma che razza di poesia ci può essere, giusto? Certo. E quindi se non c'è il mistero, non c'è la poesia. Sono d'accordo. Meno male. Quantomeno si deve poter intravedere. In qualche verso, intravedere. Non penetrare troppo, non penetrare con l'intelletto troppo. Solo. Come Coppelia al muto davanzale ogni sera mi siedo, se traspaia dal cielo opaco in qualche grave stella un indizio, un messaggio, un pio segnale. Alla mia grata un taglio originale, le due braccia confitte di una croce e come sangue in impietrita vena scorre nel ferro l'eco della voce. Mentre canto la mia grigia canzone, una notte d'inverno la visione d'un lampo balenante mi trafisse, l'occhio smarrito e m'accecò, sospesa vivo da quella notte in mite attesa della definitiva apocalisse. Questa è Coppelia, vi ricordate la figura di Coppelia che stava alla finestra, ma in realtà non era un essere umano, no? Era una bambola. E Coppelia è in questo testo il simbolo della fanciulla, l'anima, che aspetta una visione ma viene accecata. E insomma, nella mia poesia ci sono sempre queste figure femminili un po' etere, no? Sì, molto etere. Molto bella. Bella questa, se costeggio voragini. Se mamma costeggio mia, voragini, bella. Che faccio se costeggio voragini? Se costeggio voragini, lo sguardo non deve scivolare al cupo fondo. Con un imperdonabile ritardo m'accorgerei d'abbandonare il mondo. Voglio che la discesa sia cosciente nel baratro impietoso che mi attende. La mia strada l'ho scelta con rigore per consumarvi tutto intero il cuore. Sapevo che sarebbe stato un viaggio tortuoso, malagevole, su cigli di sentieri a strapiombo, col vantaggio unico di conoscere gli appigli, su fideliche e roccia di granito. Sapevo che sarei giunto al faro, al lembo estreno della punta uscito, forse anche troppo presto. Un caso raro. Con gabbiani su scogli di levante ho vegliato più notti delirante, per lande di lavanda e rai randaggio pregando nostra madre del naufragio. Per questo, prima di precipitare nei gorghi vorticosi del tuo mare, morte o vita, se vuoi, cerco un erede a cui comunicare la mia fede. Sceglilo tu per me, cielo stellato, sia bello e forte come un buon soldato, uno di quei compagni di cammino che i sogni non disperdono al mattino. Bella. Grazie Silvia. Qui ero rimasto colpito da una statua che si chiamava Notre Mère des Naufrages, Nostra Madre dei Naufragi, i naufraghi anche, perché eravamo in quella zona, ero in quella zona lì, dalla Baia dei Trapassati, in Bretagna, dove tutti i cadaveri dalle navi venivano portati alla spiaggia, no? Gettati, e per quello si chiamava Baia dei Trapassati, e c'è una statua bellissima che era Notre Mère, si chiamava Nostra Madre dei Naufragi. Bella, dove sia.
Grazie, vedi che non pensavamo, non prevedevamo niente, è venuto tutto bellissimo. E non vogliamo continuare con un po' di karaoke, Ancora, vero? Ancora? ah, ma è fissata questa È festa. una fissata. Proviamo Vipera? Oppure proviamo. Ma Vipera la devi fare quando avrai il tuo È vero. E allora spruzzo e quell'altra bocchino. bellissima. Qual era Stavo lì che volevi? da. Non dirmi più niente. No, adesso senti. Allora, questa è una canzone molto tragica. È una canzone che Nella Vanoni, la Che grande bello organista, rivederti, Michele. grazie, anche a me. Cantò negli anni 80, mi pare, e poi è stata dimenticata, non lo so, non l'ho mai più risentita fino alla sera dove eravamo insieme, vi ricordate, Sì. che Dino aveva le basi, aveva le teste, no? E lì che la cetta è andata in estasi, non so cosa avessi fatto di particolare se non ripetere le parole della canzone. Da noi. Non è questo. Scaricato o va? Avevi fatto una cosa bellissima. Non dirmi niente, non resta più niente da dire. Dirmi niente, se tu non vuoi farmi soffrire. Che cosa vuoi dire ormai? Se te ne vai, non serve a niente. Una parola in più, basta un addio. Non dirmi niente, hai detto già troppe parole. Non dirmi niente, se tu non vuoi farmi del male, non devi parlare, sai. Lo sai che tu non serve a niente, perché tra un attimo tu te ne andrai. Dimmi niente, è l'ultima volta che piango per te. Amore, se tu vuoi, non mi lasciare mai, bellissimo. ecco, il melodramma è qualcosa che non è più tanto di moda. Invece è molto bello, ma non è qualcosa di ridicolo, di sorpassato, perché i sentimenti profondi che si sciolgono in canto sono una cosa meravigliosa. E fin dall'antichità sono sempre stati concepiti per dissolvere il dolore, perché il canto è una liberazione dalla sofferenza, cioè anzi è una trasformazione. Trasformi il tuo dolore in qualcosa di bello, una poesia, una canzone. E quindi è un dono che si fa all'umanità. E quanto più è profondo e sentito,
non come tante stupide canzoni di oggi, ma come la vera canzone richiede, tanto più il dono è prezioso. In queste interpretazioni di grandi artiste come Ornella Vanoni si sente proprio come c'è una partecipazione dell'artista, dell'esecutrice, dell'esecutore, che indica un profondo, una profonda sintonia con la situazione che stanno rappresentando. Come ogni attore, anche i cantanti nell'interpretazione, quando sono dei veri artisti, non quando sono delle scartine, degli stereotipati cantori, menestrelli o stupidini, danno una, capito, una emozione molto profonda in chi li ascolta e vi si immedesima. Grazie Cetta, avremo modo di ripetere questo incontro. Adesso Lino, che è malizioso, ha messo una canzone un po' così. La Patti comunque resta un mito intramontabile, perché lei non è una creatura umana, è astrale. Per cui anche le situazioni più, come dire, piccanti di certe cose vengono trasumanate, trasfigurate in qualcosa di metafisico, di una eleganza eccezionale. Ecco, quindi sono felice di averla incontrata in una festa tanti anni fa. Era una festa di Missoni, quando faceva queste bellissime cose negli anni 90, eravamo a Milano, non so in quale fiera, in un posto magnifico, e c'era Patti, che è piccolissima, quasi piccola come te, certo. Carina lei. Sì, molto. Questa è una canzone stupenda. Questa è una canzone stupenda. Io per concludere davvero finalmente, mi sembra che sia più adatta, visto che siamo in un luogo dove ci sono tutti questi poeti nei libri presenti, l'altra di Patti, scritta da Cocciante, che si intitola proprio Poesia, quella un capolavoro poco nota, che io ho usato come sigla nella mia rubrica L'eco delle muse su YouTube. E ha un ritornello molto dolce, vellutato. Poesia, poesia, sembra che non ci sia. La sentiamo cantata da lei. Sì. E ci salutiamo. Poi avremo modo di irrorare la mia uncola. Sì. Con un aperitivo adeguato. Dopo le caramelle non sei. Sì, andiamo, c'è un bar qua vicino. E quindi quelli che non sono venuti, peggio per loro. Sì, direi bravo di sì. Perché si sarebbero divertiti. Oh, sia, sembra che non ci sia. O ritorni dal mondo a fondere con vino e tu correvi cantando, sorridevi per niente e potevi volare. E tutto questo era poesia. Seconda parte. Poesia, sembra che non ci sia. Poi ti prende la mano e ti porta lontano con lui. Con lui.
e non sei più bambina, con non sei differente. Scopri d'essere donna. E tutto questo è poesia. Poesia. E mi sembra che non ci sia. Poi ti spegni la notte e vorresti, parlare con lui. Con lui. Ti vorresti spiegare, ma non sai cosa dire. È finito l'amore. Anche questo è poesia. Ecco come anche una canzonetta, qualcuno direbbe, può essere un capolavoro, anche per l'interpretazione. Allora salutiamo i nostri numerosi spettatori. E ci rivedremo per una serata ancora più bella di questa, se possibile. Grazie Silvia. Grazie Cetta, grazie Trino. Tutto questo. Sì. E c'è il canale YouTube della Biblioteca.